L'information designer è una figura chiave del processo di informazione e divulgazione tipica del nostro tempo ed è colui che si pone al centro di tutti i processi produttivi che ruotano intorno al contenuto. L'information designer è la persona che riesce a trovare il giusto contenitore per il contenuto che il media, l'istituzione, la fondazione vuole comunicare con i suoi dati, con le sue informazioni, con le sue notizie. Lavoro nel mondo del giornalismo da 15 anni e da 15 anni ho a che fare appunto con tante realtà che hanno tantissimi contenuti da raccontare ma che molto spesso non sanno come farlo. Il Master in Information Design nasce quindi da questa esigenza, che è un'esigenza del mercato e va a rispondere a questa domanda con appunto una figura che saprà lavorare sui dati, sulle metriche, sui formati, sulle grafiche, sui video e, come nel caso dell'intelligenza artificiale, per appunto aiutare le aziende, le istituzioni, i media a raccontare storie, personaggi e a divulgare le notizie. Innanzitutto quello che serve per partecipare a questo master è una grandissima curiosità verso il mondo che ci circonda. Bisogna essere appassionati di mondo, bisogna essere appassionati di attualità e bisogna capire come fare a raggiungere le lettrici, i lettori, ma anche come dire, le persone che vogliono informarsi, che vogliono capire come funziona la realtà. Oltre la curiosità nei confronti della realtà e del mondo che ci circonda, è necessaria una conoscenza di base della grafica e della comunicazione. Alla fine del corso gli studenti e le studentesse del master sapranno lavorare sui dati, saranno in grado di selezionare, organizzare e restituire un dataset per raccontare una storia, saranno in grado di scegliere la modalità grafica, dinamica o statica più adeguata per raccontare una storia e anche di padroneggiare il mondo dei social network, sia conoscendone le metriche e il funzionamento, sia per capire appunto anche lì qual è il contenitore migliore, qual è il formato migliore per raccontare una storia su TikTok e su Instagram.